Siamo con l'assessore Camero. Assessore, che è successo questa notte? Ci hanno visitato ladri che hanno asportato tutti i computer che sono in questo piano, circa una ventina, portando via quindi monitor, case e poi anche un sistema di videoregistrazione collegato alla videosorveglianza. Hanno divelto un paio di telecamere, hanno avuto accesso da un cancello laterale dove hanno divelto la serratura, difficile dirlo in quanti siano stati, troviamo tracce di pneumatico e persino una traccia di urina. Spero che la scientifica che ha già rilevato tutte le impronte digitali sulle porte sia anche nelle condizioni magari di risalire ad un DNA. In questo momento il danno, capite, che ci pone nelle serie condizioni di valutare subito il da farsi, perché noi avevamo in corso un'attività che sarebbe approdata giovedì prossimo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in relazione all'utilizzazione dei fondi del POR, del Fondo Sociale Europeo. Però in questa fase, grazie alla diligenza dei dipendenti, siamo riusciti a risalire al dato perché ognuno aveva, non essendoci una remotizzazione del dato acquisito, è riuscito praticamente a detenerlo in quanto recuperato in pendrive e altri supporti magnetici. Chiaramente l'acquisto, se dovessimo seguire le procedure ordinarie, credo che andrebbero via non meno di 80 giorni e probabilmente non siamo nelle condizioni di vivere troppo a lungo questo disagio, perché quest'oggi siamo spostati al piano di sotto dove stiamo lavorando, stiamo sottoscrivendo le convenzioni per i tirocini formativi, stiamo andando avanti nella nostra attività. Abbiamo portato computer personali e il personale sta lavorando alacremente, non abbiamo i collegamenti telefonici, ma poco importa, siamo nelle condizioni di andare avanti. Ovviamente abbiamo necessità di ripristinare la funzionalità di questi ambienti e di questi uffici e per farlo credo che la chiave di volta vada ricercata in un acquisto speditivo, magari attraverso il Consip, che è una gara che è già espletata ad altro livello e che ha un aggiudicatario, un costo per i computer e potremmo, con una spesa iniziale, già cominciare a ridotare queste postazioni che, come vedete, sono prevalentemente impostate nell'open office in maniera tale da poter assicurare l'ordinaria funzionalità, di guisa da non portare disagio alla nostra utenza.